vorrei rispondere a alcune questioni puntuali velocemente e poi riprendere insomma la materia che è stata oggetto della gran parte degli interventi, che è quella relativa al posizionamento dell'Italia, ai suoi rapporti e alla discussione di merito e di metodo sulle prossime nomine di vertice dell'Unione Europea. Intanto voglio ringraziare il collega Barcaiuolo che ricordava nel suo intervento il tema dell'assegno unico. Ho parlato di questa materia anche questa mattina nell'Aula della Camera, perché il tema dell'assegno unico è uno di quei temi che, non accade spesso, mettono d'accordo, diciamo così, quest'Aula, il suo complesso, le sue forze politiche. L'assegno unico fu approvato nella scorsa legislatura con il concorso fondamentale delle allora forze di opposizione. Questo governo, quando è arrivato, ne ha aumentato le risorse per 3 miliardi. Tutti lo consideriamo un elemento fondamentale della nostra sostegno alle politiche di natalità, materia che, come sapete, ho detto questa mattina nella relazione, credo debba essere portata a livello europeo.